centinaia di persone, come non se ne vedevano da anni. La festa del 1° maggio torna a essere affollata di lavoratori a Isola del Liri, non solo striscioni delle sigle sindacali, non solo i gonfaloni dei comuni. Alla festa unitaria provinciale del lavoro, questa volta c'erano tantissimi dei protagonisti, cioè i lavoratori. Negli ultimi anni il lavoro è stato visto alla stregua di una cosa a cui togliere diritti, dignità e impoverirlo nell'idea che il paese si potesse arricchire a prescindere dai suoi lavoratori, anzi contro i suoi lavoratori. Segno che la crisi ha colpito duro, che ha tagliato tanti posti, che c'è voglia di ripartire. Questa provincia ha proprio la necessità di voltare pagina, di fare un passo in avanti rispetto a quello che è accaduto negli ultimi anni. E la grande crisi ha fatto chiudere tantissime fabbriche, quindi noi siamo in prima linea a fianco dei lavoratori. Ma occorre passare all'atto concreto, basta con gli slogan, è necessario insomma fare in modo che la provincia di Frosinone diventi di nuovo appetibile, che sappia attrarre gli investitori. C'è da costruire le condizioni affinché ci siano occasioni occupazionali, vuol dire che bisogna rendere appetibile il territorio affinché possano esserci investitori interessati ad investire nel nostro territorio, altrimenti si rimane solo a slogan e a dichiarazioni di buone intenzioni. Il punto centrale però è il fatto che ci fossero i lavoratori ed è un segnale preciso, significa che c'è di nuovo voglia di partecipare. La partecipazione è stata come non più da diversi anni, è stata davvero una bellissima partecipazione. Sintomo che la festa dei lavoratori e del lavoro è ancora viva. Vive e vegeta, come vegeto deve essere il lavoro in questa provincia che deve tornare al centro. CGIL e CISL e UIL oggi ci sono perché vogliono continuare a reclamare la dignità della persona che deve passare attraverso il lavoro. Questo diventa imprescindibile per noi.